curiosando nella collezione di documenti dell'amico Giuseppe Baro, ho trovato questo documento che è un certificato di morte di un certo Giovanni Domenico Amione, nativo di Visca, che morì nel 1807 a Kalisk, in Polonia, quando prestava servizio nell'armata napoleonica. Apparteneva al 25esimo reggimento di fanteria leggera con la qualifica di cacciatore. Allora la fanteria napoleonica si divideva in due parti: la fanteria di linea, che era possente, che manteneva i ranghi compatti e sosteneva l'urto principale della battaglia, e una fanteria leggera, in cui erano reclutati quelli forse meno robusti, ma sicuramente più agili e più bravi a sparare. Infatti poteva essere impiegata anche in unità piccole, a livello di squadra, e in ordine sparso, non a ranghi compatti, e i loro obiettivi erano generalmente i traini delle artiglierie oppure i comandanti. E Napoleone stava conducendo a quel tempo la campagna di Polonia, e poi ci sarà quella di Russia, e reclutava moltissimi piemontesi. Si pensa che tra il 1802 e il 1814 almeno 100.000 piemontesi sono stati reclutati nelle armate napoleoniche. Addirittura nel 1803 nacque la Legion du Midi, che a sua volta deriva dalla Legione piemontese, in cui quasi, quasi la totalità erano piemontesi. Io non sono riuscito a trovare dei riferimenti di Kalisk, se ci fossero state battaglie o meno, non mi pare. Ci sono state delle importanti battaglie in febbraio, in giugno dello stesso anno, a Eylau e Friedland, ma siccome il certificato non parla della causa di morte, dice semplicemente dovuto a febbre, l'amione è stato ricoverato il 20 di agosto dell'807 ed è morto il 10 di settembre. Quindi non sappiamo esattamente la causa della morte, se sia dovuta a malattia o a ferite in combattimento. Raccontiamo della prima ascensione al Gran Paradiso nel 1860. Intorno alla metà del XIX secolo, quando buona parte della terra era già stata esplorata, nella zona intorno a Torino c'erano ancora vaste aree completamente sconosciute, le Alpi. Da secoli erano conosciuti i fondovalle, i principali colli di passaggio, ma le altre quote erano completamente sconosciute. La cartografia di questa zona era molto lacunosa. Pochi toponimi erano riportati e sempre con posizioni molto vaghe. Sappiamo del Monte Isaran, del Monte Soana, del passo del Colle Valle Galese, però di volta in volta cambiavano la loro localizzazione, quindi è molto difficile seguire questi passaggi. Il nome Gran Paradiso compare a partire dal 1820, probabilmente all'opera dei primi cartografi dello Stato Maggiore Sardo. Saranno proprio costoro, durante i lavori di preparazione per la Carta degli Stati Sardi pubblicata intorno agli anni 50, che compiranno le prime ascensioni delle principali montagne del gruppo del Gran Paradiso. In questi anni il problema principale per gli alpinisti era diventato scoprire questo famoso famigerato Monte Isaran, che qualcuno aveva quotato in 4.045 metri. Alcuni inglesi cominciano a dedicarsi a questa ricerca e nel 1860 arriva dall'Inghilterra John Jerming Cowell. Arrivato nella zona del Monte Bianco, scopre una montagna alla testata della Vassa Avalanche e pensa che di lì potrebbe trovare un punto di osservazione particolare per scoprire questo Monte Isaran. Questo parroco viene accusato di aver preso questo suo nipotino all'età di 1 anno e mezzo e di averlo portato presso la regina delle streghe di Castellamonte, una certa Polletto, che poi, quanto sembra, è stata bruciata poi su un colle qui vicino, e questa regina delle streghe l'ha inviluppato, come dicono gli atti criminali, con le ostie consacrate, con della terra del cimitero, con delle ossa di condannati a morte, e l'ha fatto diventare uno stregone. Difatti, questo ragazzino confessa di avere più di 800 anni e di essere stato battezzato dallo zio parroco per ben 2 volte.
Dice in questo davanti al giudice ecclesiastico, però quando vede questo bambino portare lo zio in prigione, si mette a piangere e smentisce tutto quello che ha detto. Dice così che lo zio l'ha costretto a scrivere più di 7 pagine con piene zeppe di nomi di demoni e di stregoni, in cui era anche evidenziato il nome di un frate del convento dei Francescani di Torino, un frate Vincenzo che aveva ordito una congiura contro un certo Giorgis per rubargli l'eredità. Del bambino e di questo Giorgis non si sa più nulla, mentre il parroco, che era un certo Garino, un abate, viene portato al forte di Ceva, dove erano custoditi i prigionieri più pericolosi, persone diplomatiche di alto rango, che ordivano contro il regno, nuovo regno di Sardegna. Di questo abbiamo per ben 3 anni la lista della spesa per il mantenimento di questo prete e il suo vestimento, e caso strano queste spese vengono rimborsate dall'arcivescovato di Torino.